Buongiorno Stefano, tu hai dichiarato pubblicamente il tuo sostegno alla lista L'altra Europa con Tsipras. La ragione per cui io non solo ho dichiarato che voterò la lista Tsipras, ma sono convinto che questa è un'opportunità che non andrebbe perduta, sta proprio nel titolo, L'altra Europa. E è importante che in questo momento da una parte ci si sottragga alla polemica facile, via dall'Europa, basso l'euro, che è un modo per acchiappare voti nel modo peggiore in questo momento in Italia e in Europa. Cioè c'è un pezzo di politica italiana che si sta congiungendo con il peggio della politica europea. Questo è un grave e difficile problema. Allora questa lista ha accettato l'idea dell'Europa. Io vorrei dire che non è solo un fatto simbolico che Barbara Spinelli sia stata tra le promotrici di questa lista. Il nome di Spinelli dice molto in Europa, dice molto in Italia, ci rinvia a quel manifesto di Ventotene. Beh, questa dimensione europea ha bisogno di essere riconsiderata criticamente. Nei 10 punti di Tsipras che sono stati in qualche modo presi come riferimento c'è una serie di indicazioni che secondo me è già di per sé significativa. Non li voglio ripetere qui, ma voglio sottolineare quelle che sono le questioni centrali. Quindi, ripresa della questione europea come questione costituzionale. L'essere cittadini europei e essere cittadini europei, come è scritto nella Carta dei diritti, non significa semplicemente appartenere a uno degli Stati membri, ma poter godere, stando in Europa, di tutti quei diritti che la Carta riconosce e che riconosce non soltanto a quelli che sono formalmente cittadini europei, ma a tutti coloro i quali si trovano in quest'area. Perché in questi anni, trascurando la Carta dei diritti, è stata violata la legalità europea. E che sia importante la Carta dei diritti, ce lo dice anche una sentenza recente della Corte di Giustizia. I provvedimenti europei contrastanti con la Carta dei diritti possono essere messi in discussione e dichiarati illegittimi dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo, che si avvia a diventare la Corte Costituzionale Europea. Ecco perché la lista Tsipras è quella che coglie meglio questo spirito del tempo, che non ritrovo in nessuna delle pur volenterose indicazioni per l'Europa che ci sono in altre liste. E questa è la ragione. E mi sembra importante allora, e c'è anche una ragione interna. Una ragione interna perché questa è un'occasione perché forze diverse, liberate da troppe ipoteche di interessi minimi, anche di interessi che hanno in passato portato al fallimento l'iniziativa comune, la lista Tsipras può rappresentare l'avvio anche di un lavoro intenso all'interno della sinistra. È per questa ragione che io ritengo che tutti coloro i quali hanno a cuore il destino non solo della sinistra ma della costruzione europea libera dalle ipoteche degli anni passati dovrebbero fare una puntata sulla lista Tsipras. Io credo che tutti a sinistra e non solo dovrebbero farlo questo investimento sulla lista Tsipras, perché è un'opportunità in più che viene data a tutti, attenzione, non al gruppo di persone che si sono impegnati in questa direzione.